l'altra parte dell'opposizione autorevole come quella dell'UDC, spesso diciamo un po', come dire, voce critica dell'opposizione. Già da tempo, quindi voglio dire, sono credibile da questo punto di vista. No, io però devo dire la verità, concordo con Ciro Varriale, con quanto detto dall'amico Ciro Varriale. Al nostro interno i rapporti non sono cambiati, però devo dire la verità, la mia visuale è un po' diversa. Non sono cambiati anche perché, diciamo, tutto sommato non erano organizzati un granché bene, bisogna fare autocritica anche prima. Quindi la fase è una fase di recupero, perché poi la politica è fatta da persone, noi siamo tutte persone ragionevoli, tutte persone che, come diceva bene Ciro Varriale, fanno opposizione a questo centro-sinistra, quindi è naturale che cercano di trovare una quadratura del cerchio. Non credo che questo spot, diciamo, questo colpo di Berlusconi, questo colpo di teatro di Berlusconi abbia poi delle ricadute sulla nostra città, sulla nostra politica locale. Noi viaggiavamo comunque abbastanza compatti, continueremo a farlo, non credo che questo evento ci cambierà il modo di vivere, ci possa dividere ulteriormente o ci possa aggregare ulteriormente. Ecco, sinceramente non vedo particolari ricadute a livello locale di questo movimento nazionale in consiglio comunale. Se poi vogliamo allargare la discussione alla politica territoriale, mi rendo conto che Forza Italia sta qui perdendo pezzi, perché chiaramente la gente vuole fare politica e non si trova rappresentata da una persona che dalla sera alla mattina d'amblè chiude un partito. Questa è la mia posizione ed è la posizione di tanti amici che ho all'interno di Forza Italia, e che in questo momento si sentono un poco preoccupati, perché la politica che si fa a Milano, la politica che si fa in Italia, non è nel nord Italia, non è la stessa politica che si può fare al sud Italia. Questo cerchiamo di spiegarlo a Berlusconi da un lustro, purtroppo non lo comprende, ecco perché uno dei motivi per i quali noi siamo ancora all'opposizione. Grazie.